Adesso capisco quelle persone a cui vedo fare i video haul dove dicono non mi ricordo cosa ho comprato. No, non è vero, mi ricordo. Prevalentemente allora ho preso una cosa, vi dico direttamente a voce i prezzi perché ce li ho qui sotto mano sull'app. Quindi non devo neanche star lì a editare scrivendo prezzi, ve li dico direttamente. E soprattutto c'è una cosa che sto aspettando perché adesso fa freschino. Sentivo la necessità di acquistare quella cosa che avevo nel carrello ed era scontata, ma avevo intanto fatto quel giochino là che vi avevo lasciato il codice, casomai ve ne lascio un altro sotto, e avevo preso, avevo vinto 1,15 euro, una cosa del genere, e lì quindi ulteriore sconto. Visto che erano tema Halloween, però non si vedeva benissimo.
filo. Era staccato. Belli, bellissimi. Allora, anche i calzini li ho pagati veramente poco. 1,01 euro. E costavano 1,75 euro, che comunque 1,70 euro, anche per sia prezzo tra virgolette pieno, su Shein 1,75 euro, non li trovi da nessuna parte. E ho letto un sacco di recensioni riguardo i calzini di Shein che sono molto validi, cioè sempre qualcuno aveva scritto, è sempre una certezza acquistare i calzini qua, e quindi siccome costano meno su Shein che su Marino Fa Mercato, dove vado io di solito a comprarli, allora ho detto vabbè, proviamo. Poi ho preso per provare questo kit. Sì, questa 100 pezzi box quadrato unghia del
essere il 1 settembre. Però ho più avuto, ho fatto quel leggero freschino che mi ha fatto dire devo comprarmi quella cosa. Ho preso le luci tipo di Halloween, perché in teoria dovrebbero essere viola, che ho già pensato anche dove metterle. Lucine 5 metri dovrebbero essere. Vanno con le batterie stilo, quelle AA. E le ho pagate 1,01 euro, perché venivano 1,75. Non si vede nulla con questa luce, questa ring light, però c'erano anche in alternativa arancioni, ma viola secondo me sono più belle. Non le metterò nello sfondo qua. Scala, sullo scorrimano, sotto lo scorrimano di una scala. Ma secondo te, creatura, queste lucine qua si possono usare anche da esterno, o bisogna andare a cercare proprio luci esterno? Queste sono più da casa perché hanno le batterie, non lo so, fammelo sapere, perché ho altre idee, perché ho visto il mio vlog nell'orto, qualcosa può intuire. Queste sono Fairycore, come più o meno l'oggetto misterioso che aprirò alla fine, perché è gigante e l'ho già visto, me l'hanno inserito perché mi stavo già preoccupando. Queste sono Romwe, che hanno, diciamo, le cose Fairycore, hanno le cose un po' goth punk, però c'è scheletro con le ali da fata, da farfalla, che balla così, un po' allucinato, un po' drogato così, e con tutte le farfalle. Bellissimo, Fairycore, adoro. E queste le ho pagate, sempre venivano 1,75 euro, 1,01 euro, mi danno 1 euro praticamente. Altre calze, queste costavano ancora meno, queste costavano 1,50 euro, io le ho pagate 87 centesimi, proprio regalate, nemmeno al mercato si trovano questi prezzi. E sempre da uomo, con tutte le facce degli alieni che fanno la lingua, ball, belle, un po' la Lily Meraviglia queste. Così mi faccio spazio. I fischietti rossi per mio papà. Poi, dato che avevo preso nell'altro haul, ti ricordi, per mio padre il marsupio nero, che era bellissimo, ho pagato poco. Me lo sono preso anche per me, perché alla fine mi piaceva. Anche perché l'ho pagato ancora meno dell'altra volta, mi sa, perché costava, l'avevano alzato a 4 euro. E io l'ho pagato 2,31 euro, non mi ricordo l'altra volta, se più o meno sui 3 euro forse, non so. Prima cosa che faccio è provare le zip, le cerniere. Ok, funzionano. Simili, però con, adesso capisci, allora queste costavano 1,50 euro,
scheletri dei dinosauri. In questo caso abbiamo vari dinosauri, c'è il triceratopo, il brontosauro e non credo sia un tirannosauro, questo sembra più, no, questo è uno stegosauro. Marta, hai sbagliato, stegosauro, questo è il triceratopo, devo ripassarli. Sì, non so se è un tirannosauro questo, dipende dai punti di vista. Comunque è bellissimo con gli scheletri dei dinosauri, cioè io amo i dinosauri, non c'è il mio preferito però, purtroppo. Non c'è quasi mai, molto raro il mio preferito. Oh, questo è un tirannosauro, questo è un tirannosauro. Questo non mi ricordo come si chiama, quello con la cresta. E poi ho visto che c'era anche tipo un pescesauro, no, non so come si chiami. Comunque ho preso questo perché ho visto che aveva... Non c'è il mio. Oh sì. No. Incidenti. Non c'è mai uno. Vabbè. Comunque. Che caldo. Faccio fresco con il calzino. Le ho prese appunto perché ho visto che c'erano degli scheletri di dinosauri diversi. Anche diverso il colore. Quindi ho detto... mi piacciono gli scheletri. Mi piacciono i dinosauri. E allora l'ho acquistato. E tra l'altro io dall'immagine pensavo fossero neri. Invece sono verdi scuro. Però non c'era scritto. Prese perché c'è viola e nero, sono viola, non so se da qui si vedono blu in videocamera, comunque sono viola scuro e sono tutti pipistrelli con gli occhi gialli, verdi, un po' fluorescenti, ovviamente sempre in misura da uomo. Andiamo a vedere se li ho pagati un euro oppure meno. Allora, questi li ho pagati un euro, che venivano sempre un euro 70. Poi ho preso un mini ventilatore da scrivania, oppure la puoi anche tenere in mano. Siccome tutti hanno il ventaglio, ma io col ventaglio non mi ci trovo perché già ho caldo, non voglio anche star lì a far fatica così. Sono una persona, come sai, molto non voglio far fatica. una divinità. Comunque anche il bottoncino ha le orecchie da gatto, quindi questa roba è super carina. C'era in due colori, c'era in rosa e ho preso in verde pastello. Anche questo va a batterie. Vediamo quale tipologia. Sempre le stilo AA. E l'ho pagato 1,88 euro. Costava 3,25 euro. E ho preso questo perché è piatto. E sì, ok, tu non lo vedi, ma sta anche appoggiato senza bisogno di su. Sulla scrivania, su un tavolo dove l'appoggi. C'erano anche altri che costano meno, ma sono comunque tondi e non si possono appoggiare. Io invece volevo, cioè sta anche tenerlo in mano, meglio appoggiarlo. Cioè se non si possono fare fatica, io non lo faccio. Giustamente, perché c'è chi è che masochista che vuole anche fare fatica dopo che c'è caldo. Io non di certo. Ho preso questo che io non ho mai provato e l'ho preso proprio per provarlo.
quel telo da mettere in testa, quel per il capo, per asciugare i capelli, fatto proprio a cappuccio con... Qui ha un elastichino, madonna, è piccolissimo. Io di solito mi metto in un modo che poi non regge mai, una specie di turbante faccio con l'asciugamano per asciugare, per tenere i capelli bagnati su, no? E però cade sempre, invece questo è fatto apposta, la forma e anche il bottoncino, l'elastichino per tenerlo fermo e tenere i capelli raccolti. Veniva 1,75 euro, l'ho pagato 1 euro, e qui dice un pezzo cuffia per asciugare i capelli, tinta unita, ho preso celeste, forse c'era anche rosa, se ci fosse stato verde l'avrei preso verde, ma non c'era, tra rosa e celeste preferisco celeste. Quante cose. Ah, eccole qua, questo è il kit di unghie finte, non si vede, per i piedi. Ok, questi sì, sono loro, una sbirciatina. Sembra di cotone, sembra una cosa sintetica che ti fa sudare, però effettivamente in inverno va bene, cioè deve farti sudare, deve farti caldo. Trovo un'etichetta, eccola qua. E infatti è 100% poliestere, vabbè, non importa, per quello che l'ho pagata. Allora, vediamo, io l'ho presa una taglia, ho preso una taglia grande perché da quello che ho capito nelle recensioni vestiva come le cose cinesi, insomma, che sono tutte striminzite. Costava inizialmente 12 euro, poi l'ho trovata a 6 euro e infine io l'ho acquistata a 3,34 euro. Ho preso una taglia L che equivale a una 44-46. Le felpe, a mio parere, sono belle e comode, non dico oversize, però comode, non mi piacciono che stiano striminzite, anche perché io vestendomi a cipolla ho bisogno del mio spazio, quindi se devo mettermi una maglia a collo alto, maniche lunghe, una t-shirt sopra, una felpa, ho bisogno insomma di avere spazio per far entrare tutti questi indumenti. Allora, è verde scuro, ma il davanti è semplice, con una di quelle tasche semplice proprio da felpone, ma il bello viene dietro, oltre che il colore è molto bello. Il dietro ha questi funghetti, queste margherite, questa farfalla lilla, e c'è scritto questa frase in inglese che significa mantieni un atteggiamento positivo nei confronti della vita, non lo so, mi piaceva. Comunque, spero che questo video ti sia piaciuto, fammelo sapere